Dopo la gara inaugurale di Pergusa, il campionato italiano Gran Turismo Endurance ha fatto tappa al Mugello Circuit con 20 equipaggi iscritti. Il leitmotiv del secondo round stagionale era quello di verificare se la Ferrari avesse potuto continuare a dominare il campionato, così come era avvenuto sul tracciato siciliano. E così è stato, con la 488 GT3 Evo 2020 che si è imposta nuovamente grazie alle fantastiche prestazioni di Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca. Anche al Mugello i portacolori della scuderia Baldini non hanno lasciato scampo agli avversari, cogliendo la seconda vittoria consecutiva che li consolidano al vertice della classifica generale. E dire che il loro successo non è stato così facile come potrebbe sembrare. In una gara caratterizzata da safety car, full course yellow, un po' di sfortuna nel primo cambio e l'handicap tempo che l'equipaggio del team romano ha dovuto scontare per il primo posto siciliano. Una vittoria che è stata magistralmente costruita sin dalle prove ufficiali che hanno visto i portacolori della scuderia Baldini dominare le tre sessioni, guadagnando la pole position che ha permesso a Mosca di mantenere il comando nel primo stint davanti a Guzman. I due hanno allungato subito sugli inseguitori e sul finire dello stint hanno acceso anche un bel duello interrotto solo dall'uscita sulla sabbia del pilota messicano toccato da Linos nel corso del doppiaggio. L'ingresso della safety car obbligava la direzione gara a posticipare l'apertura della finestra per i cambi pilota. Tuttavia, nelle concitate fasi, Mosca veniva richiamato anticipatamente ai box, riuscendone subito dopo. All'uscita della safety car, dopo aver effettuato il cambio regolare, Fisichella rimetteva subito le cose a posto, riguadagnando il comando davanti a Garcia, Castro e Tavano, ed allungando giro dopo giro, cedendo poi la vettura a Mosca per l'ultimo stint. Il giovane pilota bresciano è stato implacabile, raggiungendo in pochi giri il leader della corsa guerra, con cui ha inscenato un bel duello, risolto al 50° giro con il sorpasso del portacolori BMW. Una volta al comando, il pilota della scuderia Baldini non ha avuto problemi a controllare la gara, concludendo davanti all'equipaggio di BMW Italia, vincitore della GT3 Pro AM e secondi assoluti. Un weekend da ricordare per Guerra Tamburini Tavano dopo la sfortuna di Pergusa e l'inconveniente in gara con i compagni di squadra che ha causato il ritiro della vettura di Comandini, Cassarà, Nilsson. È stata davvero un'incomprensione alla conclusione del primo stint tra Tamburini al comando della gara e in difficoltà con il pneumatico anteriore sinistro e Comandini in lotta per le due posizioni da podio. Il contatto tra le due vetture tagliava fuori quella del pilota romano, mentre Tamburini rientrava ai box per la sostituzione dello pneumatico. Tavano e Guerra poi completavano la bella prestazione complessiva portando la vettura sul secondo gradino del podio, davanti alla Lamborghini Huracan GT3 di Bartolomev, succeduto a Garcia, bravo nel finale a contenere l'assalto della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Eliseo Donno. Il giovane pilota della F Corse, dopo l'ottimo stint di Gai in seconda posizione e la buona prestazione di Castro, ha tentato inutilmente in più occasioni di avere la meglio sul pilota britannico, concludendo a ridosso del podio a poco più di un secondo dall'equipaggio dell'Imperial Racing, secondo della GT3 Pro AM. Sfortuna invece per l'Audi R8 LMS di Audi Sport Italia, fermata per un problema all'alternatore al 21° giro, mentre Attianese, Bottiroli e Stuvik occupavano la quarta posizione. Bene, diciamo, il risultato a casa l'abbiamo portato, ci siamo un po' complicati la vita con un po' di errori che abbiamo fatto noi, però alla fine il passo c'era, Tommaso ha fatto un ottimo lavoro anche oggi, siamo portati a casa una seconda vittoria consecutiva e adesso già pensiamo a Monza. Sì, avevamo un buon passo, poi abbiamo faticato un po' a gomma usata, il BOP non era a nostro favore questa volta, però siamo riusciti a vincere, anche se ce l'abbiamo messa tutta per prendere drive through e altro, un po' di sfortuna purtroppo, ma il passo e la squadra sono state perfette durante tutto il weekend. È un bel terzo posto assoluto, mi dispiace, solo che i nostri compagni di squadra sono stati buttati fuori da un altro concorrente. Abbiamo sofferto il BOP, tuttavia abbiamo continuato a spingere forte. La squadra ha fatto una fantastica strategia, entrambi abbiamo fatto ottimi stint ed è arrivato un ottimo risultato. Ringrazio la Pirelli, Imperiale Racing e Lamborghini Squadra Corse. È stata una gara fantastica. Devo dire che sono al fianco di un grande campione. La mia felicità è un po' limitata dal ritiro dei nostri compagni per incidente, ma noi abbiamo fatto due stint ottimi. Imperiale ci ha fornito una vettura molto performante. Siamo molto fiduciosi per il prosieguo del campionato. Dobbiamo fare sempre meglio per puntare alla vittoria. Vabbè, assolutamente no. Eravamo in prima posizione, mi dispiace per i ragazzi, ma non sono riuscito a tenere la testa. Dopo un terzo di gara ho faticato veramente molto a tenere la macchina, molto sovrasterzante e
in centro curva sotto sterzo, quindi ho faticato e per di più non andava il clima, quindi gli ultimi giri veramente non vedevo l'ora di scendere dalla macchina. Sì, Francesco ha detto praticamente tutto, a me le note positive, nel senso che sono contento di questo risultato, abbiamo fatto tre ottimi stint, è ovvio che c'è stato qualche imprevisto durante le due ore, ma l'abbiamo gestita al meglio, quindi un ottimo podio, un bel risultato dopo il weekend negativo di Pergusa. Sì, anch'io contentissimo, da quinto a primo, poi un problema che ancora non so di preciso cos'è stato, però prendiamo il risultato finale che è bellissimo, soprattutto dopo il lavoro di tutto il weekend, quindi meritato. La classe GT Cup ha salutato il debutto in campionato e la prima vittoria per Chicco Galbiati e Vicky Pria, che hanno concluso quinti assoluti. Un successo meritato per i portacolori dell'F Racing al volante della Porsche 911 GT3 Cup di ultima generazione, grazie a due stint da grande campione del pilota lombardo e da una parte centrale di gara molto attenta e redditizia da parte della 29enne conduttrice milanese, che è sempre rimasta in zona podio. L'ultimo stint ha regalato a Galbiati il sorpasso sulla Lamborghini Huracan del Bonaldi Motorsport ed il gradino più alto del podio della Pro AM davanti alla Zaroni Moretti, primi della GTKM. L'equipaggio della compagine bergamasca ha sempre occupato le prime posizioni, chiudendo davanti a Caiola Fabi Agnello, al volante della Lamborghini Huracan ST Evo DL Racing, secondi della M, e Di Mare De Marchi Patrinicola con la Ferrari 488 Challenge, che permette al portacolori della Best Lap di mantenere il comando della classifica provvisoria della GT Cup Pro AM a quota 35, e con un vantaggio di 8 punti su Fischbaum, Palovic, terzi della Pro AM. Il podio del GT Cup AM invece veniva completato dal terzo gradino di Pezzucchi di Benedetto Nicolosi al volante della Porsche 992 GT3 Cup con i colori Krypton Motorsport, che ha generato una classifica di campionato leggermente rivoluzionaria rispetto all'esordio di Pergusa, con la nuova leadership di Lazzaroni con 35 punti davanti a Zori e Menichini a quota 28, quinti sul traguardo. Bellissimo weekend, la Vicky ha fatto anche lei un grandissimo step rispetto al primo giorno insieme, siamo migliorati step by step, infatti vorrei ringraziare anche il team Enrico Fulgenzi Racing e insomma, che dire, grazie a tutti e insomma speravamo in una vittoria, ci siamo riusciti, speriamo di incanalarne qualcun'altra. È andata alla grande, abbiamo fatto una bellissima gara, sapevamo di poter far bene. Io almeno non mi immaginavo di vincere, lui forse un po' sì, perché lui era un pochino più fiducioso, però no, abbiamo guidato entrambi bene, lui ha fatto un sorpasso decisivo nell'ultimo stint ed è stato bello perché niente, l'abbiamo portata a casa, no? Abbiamo cercato di amministrare la gara dall'inizio perché sapevamo che su questa pista qua, con questo balance, facciamo veramente fatica. Siamo pesanti, dobbiamo mettere anche più benzina degli altri, il degrado si fa sentire veramente tanto. Quindi abbiamo cercato di trovare un passo comodo e di arrivare fino in fondo, ed è quello che abbiamo fatto con un gran bel passo anche rispetto alle altre Ferrari, quindi direi che è riuscita molto bene. Beh, come dice Luca, sì, abbiamo tribolato tanto per via del BOP e della nostra auto, dei carichi di benzina per i consumi che abbiamo con Ferrari. Diciamo che Ferrari non è adatta a questa pista per niente, quindi secondo me abbiamo fatto bene. Io ho tribolato tanto nell'ultimo stint e pensavo che Pavlovic ce l'avesse fatta a sorpassarmi e poi all'ultimo giro ce l'ho fatta, quindi va bene così, portiamo a casa il massimo secondo me per oggi. Come detto dai miei compagni, abbiamo sofferto tantissimo, abbiamo un BOP abbastanza tosto, però io credo che abbiamo avuto tutti e tre un bel passo, siamo stati tutti e tre sul 56, quello che ha pagato tantissimo, quindi è un P2 meritatissimo. Con la classifica di campionato dominata da Fisichella e Mosca, quota 40 davanti a Gai, Donno e Castro, saliti a 20 punti, il campionato italiano Gran Turismo Endurance ora si ferma per le vacanze estive, per riprendere a metà settembre per il terzo round stagionale in programma all'Autodromo di Monza.